Ben ritrovati cari amici dal vostro fedelissimo Sette di Coppe. E dai, dai, dai tutto. Allora, ho fatto uscire una bombetta sotto al 7 perché in pratica mi è arrivata sta notizia che il Barcellona sta su Totò dello Shakhtar, perché lo Shakhtar sta svendendo parecchio in Ucraina, visto la situazione che avevano là, che ancora hanno là. Quindi stanno uscendo un po' di giocatori e li abbiamo visti, scusate un attimo, ecco qua. Stanno uscendo un po' di giocatori e su sto Totò ci stava anche la Fiorentina. Il Barça però mo si è fatta avanti e vediamo cosa dice lo Shakhtar, perché l'offerta ufficiale c'è stata. Perché vi sto dicendo questo? Perché è tutto un incatenamento per arrivare al punto a cui voglio andare a puntellare oggi. Allora, il punto dove voglio andare a sbattere la capoccia oggi è su Selic, perché Selic in pratica hanno detto che era chiuso. Selic ancora non è chiuso perché ballano ancora un po' di milioni prima della chiusura. Sul giocatore ci sta forte la Fiorentina. La Fiorentina ci sta forte sul giocatore, ragazzi. Purtroppo non è una vostra, non si può chiamare una nostra concorrente, però alla fine chi offre di più se lo aggiudica. Ad adesso le cifre sono queste: il Lilla chiede 10, a 9 si può chiudere, la Fiorentina ha messo 8 sul piatto, perché quello è il budget di 8 limoni che la Fiorentina mette sul piatto. 8 limoni, ragazzi, avete capito bene? No, milioni, limoni. 8 limoni che la Fiorentina mette sul piatto e la Roma è ferma a 6. Però è bloccata la trattativa perché il giocatore non vuole andare alla Fiorentina, il giocatore vuole la Roma. Ecco perché è bloccata la trattativa. Mo, visto che oggi è uscita sta notizia di Totò, che lo cercava pure la Fiorentina ed è stata rimandata al mittente, perché la Fiorentina sempre offriva 8 limoni perché quello è il budget loro, si è inserito forte il Barcellona, e il Barcellona già hanno Dest che è in uscita, e Dest si può prendere anche come scusate, come prestito, in prestito, invece di spendere soldi si va a prendere in prestito. La situazione è bella che intrigante, ragazzi, per i terzini. Scusate il sordo, la situazione è bella che intrigante per i terzini, ragazzi, perché dobbiamo andare a visualizzare e analizzare un po' com'è la situazione. A noi il terzino serve, terzino serve, però ricordatevi le parole che vi ho detto, perché la Roma, il budget grosso della Roma lo vuole fare per il centrocampo, perché là ci sarà veramente il botto e la bomba sotto al 7 arriverà là. Hanno detto pure che Dombele è stato offerto alla Roma, la Roma ci sta a pensare, tutte queste cose qua, che non è vero niente. No, no, l'offerta c'è stata da parte del Tottenham, perché il Tottenham se lo deve levare. Vediamo però la Roma che dice, vediamo la Roma che dice. Di questo vi ho fatto una disamina nel video precedente. Invece, per quanto riguarda la situazione davanti, è che la Roma per adesso non può cacciare soldi per l'esterno di attacco, ma non perché non ce li ha, ragazzi, non perché non ce li ha, perché vuole riservare il budget per fare sto colpo al centrocampo. Quindi tutte le proposte che arrivano alla Roma, perché la Roma adesso lo sa quello che vuole, ovviamente ancora stanno aspettando perché devono togliere qualcuno, perché ovviamente ci sono molti esuberi, ragazzi, ci sono molti esuberi, tra cui Diawara, Veretout e tutti quanti. La Roma sta aspettando di togliere qualcuno perché deve monetizzare. Monetizzando poi entrerà ad affondare il colpo come una saetta, come una saetta. Il video, pure quello che vi ho fatto oggi di Guedes, forse è stato malinteso, io non lo so, però penso che sono stato abbastanza esplicito nel dirvi che la Roma non ha cercato Guedes, ma è stato proposto Guedes alla Roma. Okay? È stato proposto e stanno a fare in tutti i modi di abbassare il prezzo. 25 milioni la Roma non vuole spenderli per Guedes, non li vuole spendere, però al Valencia servono quei soldi, servono.
e che in pratica hanno dei problemi finanziari. E anche alla Roma serve, come mi ha fatto notare pure un utente, serve un esterno d'attacco a sinistra. Però, arrivati a questo punto, io devo dirvi pure che El Shaarawy ancora non è detto che sta sul mercato, perché non abbiamo notizie relative al faraone. Non c'è stata ancora, nemmeno qui, nessuna offerta, magari lavorano sotto traccia. Poi le situazioni possono cambiare da un momento all'altro. Quindi quello che voglio cercarvi di dire è che bisogna monitorare sempre la situazione, altrimenti noi prendiamo le notizie del giornale e le riportiamo pari pari al video che faccio. A questo punto io mi leggo il giornale, vedo il sito La Roma 24, ve lo porto pari pari le notizie che stanno scritte là. No, le dobbiamo pure andare a sviluppare, ad analizzare. Dobbiamo vedere pure quello che ci sta dietro, quello che ci serve. A noi ci serve il terzino? Sì, certo che ci serve, è ovvio. È ovvio, ragazzi, che ci serve. Il terzino a noi ci serve. E quindi in pratica questi sono i terzini che stanno sul piatto. Ci sta pure Wan-Bissaka che piace molto a Mourinho, ma costa troppo, ragazzi. Costa troppo Wan-Bissaka. Ci sta Selic che ce l'abbiamo in pugno, ma non c'è però l'accordo con il Lilla, perché l'accordo con il Lilla è un pochettino in alto mare. Può essere pure che lo raggiungono e magari la Fiorentina si mette da lato e dice: oh, vaffanculo, vabbè, vogliamo. Però il Lilla vuole quei soldi là, ragazzi. E la Roma, secondo voi, preferisce prendere un prestito o caccia i soldi per il terzino? Magari ti prendi test in prestito con obbligo di riscatto o diritto di riscatto, una bella clausola così, vedi come va quest'anno, se il diritto di riscatto ti piace, vedi come va, se no lo rimandi al mittente. E test a me sinceramente piace, lo vedo molto molto adatto per questa Roma qua, così come mi piace anche Selic, però Selic è un pochettino più un esterno, un terzino più da difesa. E per quanto riguarda invece per Pellegrini, sì, c'è stato, scusate il rumore, raga, veramente perdonatemi, però spero che l'audio fili liscio, ma è l'asfalto, perdonatemi. Allora, per quanto riguarda il Newcastle, ha fatto un'offerta importante per Pellegrini, importante per noi italiani, è importante, ma non per loro, ragazzi. Pellegrini, se fosse stato in Inghilterra, la sua valutazione sarebbe intorno ai 120 milioni, e ve lo dico io qua, come dico, così mi potete anche smentire. Per Pellegrini, ragazzi, uno come Pellegrini in Inghilterra varrebbe 120 milioni. Pellegrini, guardate Grealish, guardate Grealish. L'anno scorso Grealish ha segnato meno di Pellegrini sia in campionato che in Europa League. L'anno scorso, no, non l'anno che è passato adesso, quello prima, quando ci stava Fonseca. Eppure tutti quanti a denigrare Pellegrini. È arrivata sta offerta del Newcastle, questi fanno veramente paura, di 50 milioni di sterline, che sono all'incirca 60 milioni, e lo confermo. È arrivata l'offerta per Pellegrini, ma è stata rimandata al mittente con tutte le scarpe. Bin Salman se l'è presa e se l'è rimessa in saccoccia sta offerta del cazzo. Però non si arrenderanno, perché io li conosco questi, gli arabi, io li conosco come sono fatti, perché ci vivo qua e lo so com'è. Io sto negli Emirati, ragazzi, se non lo sapete. Io sto negli Emirati e so come cazzo ragionano questi qua. Questi non si arrendono e ne faranno un'altra, ma andranno sempre spostarsi di poco. Non è che mo hanno fatto dei 50 milioni di sterline e la prossima sterline e la prossima ne faranno 200 milioni di sterline, no, queste si muovono piano piano, capito? Ma tanto le rimanderanno sempre al mittente queste offerte del cavolo. Pellegrini non si muove da Roma, su questo ci possiamo mettere la mano sul fuoco, Pellegrini da Roma non si muove, ragazzi, non si muove. E fidatevi che quello che vi dico io è così. Perché stando qua conosco come pensano questi qua, quelli del Golfo, perché ovviamente quelli che sono del Nord Africa, quelli sono totalmente differenti, ma questo è un altro discorso, ragazzi. Questo è totalmente un altro discorso. Poi vi volevo dire, mi ha silurato un giornalista italiano, mi ha bloccato su Twitter, perché in pratica sto giornalista del Nord, pro Inter,
pro Milan, sta sparando cazzate che il Milan ha fatto un'offerta ufficiale alla Roma, che presto presenterà un'offerta ufficiale alla Roma. E io gli ho detto, no, veramente non c'è stata nessuna offerta ufficiale. Poi ho fatto la battuta dei due barattoli di colla che ho fatto pure al video l'altra volta. Ho detto io, non c'è nessuna offerta ufficiale, ragazzi. Caro signor giornalista, non faccio il nome, mo perché altrimenti già mi ha bloccato. Questo un po' pure querelà, non mi vado a passare guai. Ma se no veramente, oh, ma che stiamo? Non giochiamo. E quindi in pratica io ho detto che non c'è stata nessuna offerta ufficiale e che stanno facendo loro in tutti i modi di venderci, tramite le loro baggianate, di venderci sto Zaniolo. Capite, ragazzi? Di venderci Zaniolo. Ho detto, pensa ai cazzi dell'Inter, perché l'Inter sta cercando invece di svuotare e da fa cassa con i rimasugli che c'ha, i giocatori che c'ha, Skriniar, Bastoni e Dumfries. Deve fare cassa e li sta vendendo all'estero, li sta cercando di piazzare tutti quanti, li sta cercando di piazzare in Inghilterra, in Premier League, dove pagano di più. Avete capito a cosa voglio arrivare? E io gli ho detto così a questo giornalista e lui, ragazzi, mi ha bloccato. Ovviamente avrà detto, chi cazzo è questo qua che mi scrive e che mi dice così e mi dice come devo lavorare? No, io non è che dico alle persone come lavorare o come non lavorare, ovviamente quello è il mestiere loro, devono vendere, devono scrivere cazzate, quindi alla fine, ecco, tra una cazzata e un'altra, magari su 20 cazzate una la azzeccano, però stando qua io, facendo questi video su YouTube, ovvio che non sono giornalista, io lo faccio per passatempo perché non ci guadagno, il lavoro io ce l'ho, ragazzi, quindi non è che sto qua perché ci devo da guadagnare, no, io faccio qua, faccio informazione, offro un servizio e questo è quello che io penso. Spero che siete d'accordo con me, è quello, insomma, a cui andremo incontro prossimamente negli altri video. Va bene, ragazzi? Fatemi sapere sotto cosa ne pensate dei commenti, nei commenti di questi giocatori che vi ho citato, di Dest. Voglio sapere cosa ne pensate di Dest e di Selic. Fatemi sapere. A me piacciono tutte e due, però voglio sapere pure la vostra, ragazzi. Un bel pollice in alto e un salutone, bacio e un abbraccio dal vostro amico 7 di coppe. E dai!